Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Barbara Bonansea, sono una calciatrice e sì, vedete qua una bici, vabbè, sono nello studio barra palestrina, quindi non spaventatevi. E in questo periodo faticoso in cui stiamo tutti a casa, vabbè, io sto a casa e nelle mie giornate mi alleno, cucino, come praticamente tutti gli italiani. Pulisco e poi faccio volontariato con Specchio dei Tempi. E quindi, se qualcuno di voi ha la possibilità e riesce a donare, andate sul loro sito e donate. Invece, oggi sono qui per parlarvi dell'educazione fisica e non voglio darvi delle nozioni perché diciamo che non sarei così brava, però sono qui per raccontarvi la mia esperienza e niente, vi parlerò dell'educazione fisica, cosa è stata per me, cosa mi è servita, e tutto quello che è collegato al mio percorso di atleta. Intanto, l'educazione fisica, lo dice il nome stesso, serve ad educare il fisico. Io solitamente aggiungo anche che serve a educare il fisico, ma anche la mente, perché sono strettamente collegati. Quindi è imparare a muovere il fisico, ma imparare a usare la mente per muovere il fisico, quindi saper conoscere e riconoscere cosa si sta facendo e perché. Questo, vabbè, leggo un po' perché mi sono scritta delle cose, ovviamente non mi ricorderei tutto così e mi fermerei troppo spesso. Ritengo sia molto importante ed è una cosa che io ho imparato con il tempo, un po' a mie spese, un po' grazie anche a delle persone all'interno del calcio che mi hanno insegnato e mi hanno fatto riflettere sull'utilizzo del mio corpo e sul perché è importante conoscerlo e sapersi muovere e ascoltare in modo adeguato quello che si sta facendo, quindi non muoversi a caso, ma saper sempre dare una risposta a quello che si sta facendo e sapere perché lo si sta facendo. E adesso vi racconto un po' quello che penso sia servito a me e debba servire l'educazione fisica nelle scuole. Mi sono fatto aiutare da un amico che è un preparatore atletico per mettere insieme un po' i miei pensieri e le sue conoscenze per riuscire a darvi un quadro completo. Le ore di educazione fisica io le ricordo sempre con grande piacere perché ci si muoveva, ci si divertiva e ci si alzava da quei banchi dove io veramente non ero in grado di stare seduta. Già da quando ero piccolina volevo sempre andare a giocare, le maestre. Vabbè, comunque, tanti dicono però, ma a cosa serve l'educazione fisica? Purtroppo anche tanti professori o maestri lo pensano. E in realtà io vi ho già risposto con quello che vi ho detto prima, ma adesso analizzeremo le quattro parole che vi sto per dire, cioè giocare, divertimento, movimento ed educazione fisica. Il gioco in generale della pallavolo, del basket o comunque quello che piace a me del calcio insegna veramente tanto. E per una scienza moderna che forse avrete già sentito, la neuroscienza, il gioco è la componente più formativa in assoluto, soprattutto per i bambini. Il gioco ti insegna che ci sono delle regole e che senza le regole il gioco non ha senso. L'alfabeto del gioco sono le sue regole e il rispetto delle regole determina il divertimento che ne seguirà. Quindi avete già capito, è un ottimo esercizio di vita. Ma c'è un altro aspetto importante che è la socializzazione. Nel gioco si instaurano dei legami anche con chi solitamente non si va troppo d'accordo. Legami che senza il gioco farebbero fatica a nascere, magari per differenze culturali, caratteriali, incomprensioni. Insomma, nel gioco rispettate le regole e cambiate sempre le squadre. Si impara a vivere meglio nella comunità e si fanno più amicizie. E vabbè, vi ho letto quello che penso io del gioco in generale e vi faccio un esempio proprio su me stessa. Per me il gioco in generale, ma soprattutto vabbè, per me il gioco del calcio è stato molto importante sotto questo aspetto perché io ero una ragazza, una bimba molto molto timida e giocando sono riuscita a rinforzare e a rafforzare il mio carattere. Ho imparato ad avere legami con un sacco di persone, soprattutto con, vabbè, i miei compagni e poi quando sono diventata più grande le mie compagne, che magari fuori dal calcio non sarei riuscita a instaurare dei legami con loro perché magari molto diverse caratterialmente. Invece all'interno di una squadra sono riuscita a instaurare questi legami con loro e soprattutto sono riuscita a imparare il rispetto delle regole, sia del gioco, ma anche con il rispetto delle regole verso le altre persone. Ad esempio, ho imparato a rapportarmi con l'allenatore, l'allenatrice, con i presidenti, con i dirigenti, che sono delle figure che sono sempre più grandi di me
E quindi ho imparato a rispettarli e a imparare come ci si deve comportare con queste tipologie di persone. E io ho sempre pensato che per me la squadra di calcio, nel mio esempio, sia un piccolo specchio della società. E quindi io ho imparato a comportarmi nella mia squadra di calcio come poi dovrò comportarmi all'interno della società quando magari avrò un lavoro. Quindi ecco, per me questo aspetto è veramente tanto tanto importante e penso che i bambini debbano fare sport, soprattutto anche per quello, per rinforzare il carattere, per riuscire ad avere dei legami con persone molto diverse da noi e riuscire poi ad approcciare e a capire il rispetto delle regole. La seconda parola che voglio analizzare è il divertimento e vi farei una domanda che però non serve risposta. A chi non piace divertirsi, penso che tutti vogliano divertirsi nella loro vita. E io, ad esempio, quando gioco a calcio, vabbè, ovviamente mi diverto tantissimo. E il divertimento si appoggia al gioco nel rispetto delle regole. Il divertimento c'è con le altre persone. Ovvio che io posso anche scendere nel cortile e giocare a palleggiare, mi diverto un sacco veramente, però penso che quando io vado al campo, quando si potrà ritornare al campo, a giocare con le mie compagne, sono la persona più felice del mondo. Quindi condividere una felicità, un divertimento, lo raddoppio, lo dico sempre, la felicità si raddoppia quando è condivisa. E il divertimento ci serve ad essere felici ed essere felici mi predispone all'apprendimento, quindi il gioco mi rende felice. Però io reputo importantissimo questo passaggio. Essere felice mi predispone all'apprendimento, perché vabbè, nel caso dell'educazione fisica, faccio educazione fisica, mi diverto, quindi ho passato magari un'ora a divertirmi e dopo posso fare anche tutte le altre materie, ma sono felice di aver mosso il mio corpo. E vi faccio un piccolo esempio, ma non è neanche un esempio, ma quello che penso io, quando io gioco a calcio, e mi diverto veramente, vabbè, sembra anche superfluo, però mi diverto veramente tantissimo perché è la mia passione. E divertirmi significa anche condividere, quello come vi ho detto prima, un divertimento, una felicità. E questo mi ha sempre portato negli anni, poi io sono stata fortunata perché ho trovato nella mia passione il mio lavoro, però mi ha portato negli anni a fare dei sacrifici enormi senza sentirne il peso. Quindi questo divertirmi mi ha portato a fare dei viaggi lunghissimi, a fare le nottate a studiare, ad arrivare a casa alle 11, mangiare e poi studiare, poi andare a dormire. Ho fatto talmente tante cose che a volte non me ne rendevo neanche conto, ma non me ne rendevo conto perché ero felice. La terza parola è il movimento. E mi sembra quasi una stupidaggine dire, ma per giocare bisogna muoversi ovviamente. E noi ci divertiamo muovendoci. So che è molto bello anche stare seduti sul divano, è vero, e piace anche a me, però mi piace solo dopo quando io mi sono stancata e mi vado a riposare sul divano, a guardarmi un telefilm, a guardare la TV. Che senso avrebbe andarsi a coricare sul divano senza aver fatto del movimento, senza essermi stancata? E ho letto anche da qualche parte che il movimento è vita ed è proprio così, perché tutti gli animali, gli umani compresi, si muovono. Il movimento ci caratterizza. E in questo momento particolare leggiamo da tutte le parti come consiglio molto importante, ovvero dopo quello dello restare a casa, di cercare di fare un po' di attività fisica. Ovvio che non è semplice perché non tutti hanno lo spazio adeguato, non hanno magari un cortile dove poter scendere, devono magari muoversi in casa e so che è difficile, però penso che sia il consiglio più utile che un buon medico possa dare a una persona che ha una vita sana di muoversi per non ammalarsi. E questo è un consiglio, sì, può essere di un medico, ma è anche un mio consiglio perché l'ho provato sulla mia pelle, parlando con tante persone, conosco un sacco di persone, e poi l'ho provato in prima persona, nel senso che una persona vicina a me non stava tanto bene, ma non fisicamente, e stava passando un periodo difficile e non riusciva a trovare degli stimoli. Il movimento, il muoversi, ha portato questa persona a riavere fiducia nella vita e fiducia in se stessi, ma proprio perché anche solo riuscire a
a porsi degli obiettivi, quindi che ne so, una persona che si è sempre chiusa in casa perché è in un momento di difficoltà, se riesce a darsi un obiettivo giornaliero, ad esempio uscire di casa e fare, stupidaggine, 100 metri, quando lo raggiunge si sentirà soddisfatto. Torna a casa e dice, cavoli, domani faccio 150 metri. E così la mente rimane occupata e il movimento aiuterà la mente ad essere soddisfatti di se stessi e della propria vita. Sembra una cosa banale, ma non lo è, veramente, veramente importante. Quindi, educazione fisica è gioco, divertimento e movimento. L'educazione fisica è l'unica materia a scuola che ti permette di fare tutte queste tre cose insieme. Ma serve essere educati per fare questo? Con l'età una persona può dimenticarselo, quindi sì, bisogna essere educati, bisogna conoscere e conoscersi. Se avete ad esempio un fratellino o un cuginetto piccoli, lo capite subito, loro si muovono sempre, però poi col passare del tempo questa cosa un po' si perde. Ci si muove sempre meno e si sta sempre più seduti sul divano, a tavola, in ufficio. Il vostro insegnante quindi di educazione fisica vi sta proprio insegnando questo. Il gioco, nel rispetto delle regole, ci fa divertire e socializzare. Ricordate di farlo sempre durante la vostra vita e sarete un po' più felici. Muovetevi e sarete vivi. Poi ci sono altri elementi, all'apparenza quelli un po' meno divertenti, ad esempio la teoria. Però ecco, io come atleta ho rivalutato molto anche questa, perché nel mio lavoro di calciatrice devo conoscere molto bene i miei muscoli, le mie articolazioni, come funzionano, e perché si muovono in quel modo, perché una ci si fa male a un piede o piuttosto che a un ginocchio, bisogna saperlo. Se ci pensate poi bene, il corpo è l'unica cosa al mondo che è veramente vostra dalla nascita alla morte. Però chi è che vi può spiegare come muovervi bene e come si fa a muovere un corpo? Beh, ad esempio, la professoressa di scienze vi insegna da cosa è composto il vostro corpo. La professoressa di chimica vi insegna come questo corpo fa a funzionare. Quella di italiano come il corpo fa ad esprimersi. E invece il professore di educazione fisica vi dà il libretto di istruzioni per riuscire a muoversi al meglio. A meno che non siete già degli ambiziosi futuri atleti, quindi conoscete già il vostro corpo e se non lo conoscete, conoscetelo. E vabbè, a parte gli scherzi. Adesso non sentite il bisogno di conoscere tutte queste cose teoriche perché il vostro corpo funziona alla grande, state bene, siete sani, giovani, belli. Però ricordatevi che l'età, avanzando, il vostro corpo, prima di quanto voi pensiate, sentirete dei dolorini e avrete bisogno di conoscere come si fa bene lo stretching o come si fanno bene gli addominali, come si muove un'articolazione. Ecco, se conoscete questo, avrete una via di salvezza. Per questo io penso che nell'educazione fisica, magari tanti di voi mi odieranno, però ecco, per la mia esperienza, sia fondamentale fare movimento, ma anche fare la parte teorica di conoscere almeno un minimo il proprio corpo per riuscire poi nel tempo a spiegare a noi stessi o magari anche ai nostri genitori, che è una cosa che è servita tanto anche a me con i miei genitori, del perché succedono certe cose, del perché un polpaccio fa male, del perché ci fa male l'articolazione della mano, magari perché la mamma cuce sempre, quindi della chiusura della nostra mano. E quindi servirebbe uno stretching di apertura. Ecco, tutte queste cose secondo me sono molto importanti e bisognerebbe impararle anche a scuola per avere una conoscenza generale di tutte le persone italiane o del mondo. Non solo muoversi tanto per fare, ma muoversi sapendo quello che si fa e sapendo dare una spiegazione anche solo alla nostra mente del perché si sta facendo questa cosa. C'è ancora un punto che vorrei trattare, che sono le ore di educazione fisica che ho passato io alle superiori quando già giocavo in Serie A. Sono state davvero importanti per me perché ho potuto provare altri tipi di sport. Ad esempio, giocavamo a basket, a pallavolo, anche a calcetto, facevamo atletica e questo mi è servito per imparare dei tipi di movimenti totalmente diversi dal calcio, da quelli che tipicamente io facevo nel campo. Quindi dei movimenti totalmente diversi che poi io mi sono ritrovata in campo. E questo è stato per me davvero importante e si chiama multilateralità ed è una cosa che forse avrete sentito quando si parla dei bambini. È importante nei bambini far fare tanti sport diversi per
perché già da piccoli imparano diversi tipi di movimenti che poi si ritroveranno magari nello sport, poi che è quello che piacerà di più, che faranno poi da grandi. Ecco, quindi questa cosa però non è solo per i bambini, ma lo è stato anche per me, anche alle superiori. Quindi io facendo educazione fisica alle superiori sono poi migliorata nel mio sport. Adesso vi riassumo in poche righe quello che abbiamo detto. Il gioco, nel rispetto delle regole, ci fa divertire e socializzare, che è quello che vi ho detto prima. Ricordate di farlo sempre durante la vostra vita e sarete un po' più felici. Muovetevi e sarete vivi. Imparate come si muove il vostro corpo. Leggete il libretto delle istruzioni, dell'unica cosa che è vostra dalla nascita alla morte. Provate sport e movimenti sempre diversi. Vi servirà per la salute e per il benessere del vostro corpo. Questo è quello che un po' io ho pensato di dirvi. Per quanto riguarda l'educazione fisica, vi ringrazio per avermi ascoltato, spero di non avervi annoiato troppo. E niente, quindi vi ringrazio e fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi è interessato, se avete degli spunti, se avete delle domande, io sono a vostra disposizione. Grazie.